Bentrovate, bentrovati, un saluto a tutte e a tutti voi che seguite questo appuntamento di studio biblico e un ringraziamento a Radio Bequit che cura la parte tecnica di questo appuntamento come di altri appuntamenti. L'incontro di oggi è stato preparato da me, sono Stefano D'Amore, pastore a Villar Pellice, insieme a Jesse, Miriam, Luca e Michelle del gruppo giovani della Chiesa Valdese di Villar Pellice. Se dico c'è un tempo per ogni cosa, probabilmente mi rispondereste: ah sì, certo, il libro dell'Ecclesiaste. Ed è proprio questo libro che oggi vorremmo scoprire meglio insieme a voi. È un libro in cui in effetti troviamo molti testi, molti passi famosi o che ci piacciono tanto, come appunto c'è un tempo per ogni cosa, Ecclesiaste 3, tutto ciò che la tua mano trova da fare, Ecclesiaste 9, getta il tuo pane sulle acque, 11, vanità, vanità, tutto è vanità. Ma è anche un libro tra i più particolari e enigmatici della Bibbia. È un testo che sfugge ad ogni facile interpretazione. Vi proponiamo quindi, se potete, se avete la possibilità, di prendere la Bibbia e di aprirla al libro dell'Ecclesiaste, che è chiamato anche Coelet, e di cercare l'ultima pagina, dove ci sono i capitoli finali, l'11 e il 12. Quando abbiamo pensato al testo biblico da affrontare, inizialmente abbiamo scelto proprio l'incipit del capitolo 12, perché in questi versetti si parla della giovinezza, si parla del tempo, che sono due termini che si prestavano molto bene alla riflessione oggi da parte di un gruppo giovani. Ci siamo però subito resi conto che estrapolare queste righe dal suo contesto e dall'intero libro sarebbe stato scorretto. E così abbiamo letto tutto d'un fiato il libro dell'Ecclesiaste e abbiamo deciso di concentrarci sui versetti che vanno dal capitolo 11, versetto 7, al capitolo 12, versetto 3, che tra poco leggeremo insieme. È vero, abbiamo scelto un passo a cavallo tra due capitoli, ma noi sappiamo che la numerazione dei versetti è molto posteriore al momento in cui è stato scritto il libro. È anche vero che con il versetto 1 inizia un discorso un po' nuovo, la seconda persona singolare. Ciò nonostante, noi riteniamo che questi versetti in sé siano una piccola unità. È un'unità anche molto interessante, è molto profonda, è anche molto rappresentativa dell'intero libro dell'Ecclesiaste. È una piccola unità, tant'è vero che se prendete una Bibbia che non sia la Riveduta, la Nuova Riveduta, e la confrontate con essa, troverete una numerazione di versetti diversi. I primi versetti del capitolo 12 della Riveduta sono in realtà contati come se fossero i finali del capitolo 11. Leggo dal libro dell'Ecclesiaste, dal versetto 7 del capitolo 11 fino al versetto 3 del capitolo 12. La luce è dolce, ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Se dunque un uomo vive molti anni, si rallegri tutti questi anni e pensi ai giorni delle tenebre, che saranno molti. Tutto quello che avverrà è vanità. Rallegrati pure, o giovane, durante la tua adolescenza, e gioisca pure il tuo cuore durante i giorni della tua giovinezza. Cammina pure nelle vie dove ti conduce il cuore e seguendo gli sguardi dei tuoi occhi. Ma sappi che, per tutte queste cose, Dio ti chiamerà in giudizio. Bandisci dal tuo cuore la tristezza
e allontana dalla tua carne la sofferenza, poiché la giovinezza e l'aurora sono vanità. Ma ricordati del tuo Creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non ci ho più alcun piacere. Il nostro libro fa parte dei cosiddetti libri sapienziali. L'autore quindi non è uno storico, non è un profeta. Non si parla in questo libro di Dio come un liberatore o come un legislatore. Non si parla tanto di culto, di liturgia, ma l'accento cade soprattutto sulla creazione, cioè sulla vita di ogni giorno, sulla sfera privata, sulla dimensione religiosa incarnata nella quotidianità. Qualcuno l'ha definita teologia dal basso. Il suo senso di fatto è quello di dare un insegnamento teologico chiaro e pragmatico, collegato direttamente con l'esperienza. Ma chi è che parla in questi versetti che abbiamo ascoltato? A chi parla? Per quale motivo? E con quale tono di voce dovremmo leggerlo, quel passo? Come un'amica che ti invita a non pensare ad altro che a te stessa? Oppure con il tono di un vecchio che è invidioso del tempo che non ha più a disposizione? Partiamo da quello che sappiamo. Sappiamo che la radice ebraica della parola Qohelet significa assemblea, cala. E dunque potremmo tradurlo con un membro dell'assemblea, per quello ecclesiaste, ecclesia dal greco, ma anche in qualche modo colui che chiama, colui che convoca, colui che riunisce, ma anche, come propone Lutero, colui che predica. Quello che sicuramente possiamo notare è che c'è un filo che attraversa questo libro ed è dato da delle frasi che ritornano. Mi sono messo ad esaminare, ho visto sotto il sole. Ecco, c'è quindi un uomo che osserva, che considera, che analizza, che cerca di capire la realtà. È un uomo che non è né positivo né negativo, né alla ricerca del bene né alla ricerca del male. È un uomo di gioia e di dolore, che raccoglie informazioni e che le elabora in un pensiero che vuole condividere. Il genere letterario dell'Ecclesiaste è di fatto una autobiografia. E solitamente questo genere letterario è associato a dei periodi particolari, a dei periodi di disgregazione della comunità, dei periodi di crisi e soprattutto dei periodi di cambiamento. E infatti, che cosa troviamo nell'Ecclesiaste? Troviamo disillusione, non vi è nulla sotto il sole. Troviamo l'osservazione della disparità sociale. Troviamo il senso della realtà e la paura della morte. Troviamo la ricerca di risposte nuove. E siamo probabilmente nel terzo, quarto secolo avanti Cristo, quando il regno di Giuda vive appunto un periodo di passaggio dall'egemonia persiana prima a quella ellenistica, poi a quella romana. È un periodo di grande mutazione, di mutazione dell'economia che è sempre più commercializzata. L'introduzione della moneta, il mercato che cresce rapidamente, che però non porta allo stesso tempo dei benefici uguali alla sua crescita. L'economia è instabile, un giorno ricavi profitto e l'altro giorno cadi in miseria. Ecco, l'Ecclesiaste rispecchia proprio
quel clima. Troviamo molte riflessioni, infatti, sulla speranza, sulle speranze da un lato, ma anche sulle ansie legate al tema del profitto economico. Al capitolo 1, versetto 3, leggiamo: Che profitto ha l'uomo di tutta la fatica che sostiene sotto il sole? E al capitolo 5, versetti 10 e 12, chi ama l'argento non è saziato con l'argento, e chi ama le ricchezze non ne trae profitto di sorta. Anche questo è vanità. Quando abbondano i beni, abbondano anche quelli che li mangiano. E quale vantaggio ne viene ai possessori se non di vedere quei beni con i loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, abbia egli poco o molto da mangiare, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. Di fronte a tutto questo, l'Ecclesiaste si interroga: ma come un profitto durevole sfugge, sfugge anche la saggezza. Anche la saggezza non gli dà sicurezza. Al capitolo 7, versetti 23 e 24 dice: Io ho esaminato tutto questo con saggezza. Ho detto: Voglio acquistare saggezza, ma la saggezza è rimasta lontana da me. Una cosa che è tanto lontana e tanto profonda, chi potrà trovarla? Ecco, persino l'esaminare la realtà è vanità. Eppure, proprio quella saggezza gli permette di osservare, di cogliere e di esporre le contraddizioni della vita, le contraddizioni del mondo, di tutto ciò che si fa sotto il sole. Osservare gli permette di prendere coscienza. Ma di che cosa? Della vanità della vita stessa. Ecco, vanità. Questa è certamente la parola, il termine che più torna in questo libro 37 volte. Girolamo la tradusse così, con vanitas, nel IV secolo. E la parola ebraica è Evel, che è la stessa della radice di Abele. Ricordate? Il fratello ucciso. La traduzione di Evel è come sempre molto più ampia. Evel è soffio, è fugacità, è cosa vuota, effimera, ma anche futile, inutile. Alcuni traduttori si spingono anche a tradurla con lutto, assurdo, spreco. Della vita di Abele non è rimasto nulla, è stato uno spreco, è stata una vanità. Vanità è tutto ciò che è passeggero e che non resta. L'Ecclesiaste è un testo ricco di tensioni, di aspetti che si incontrano e che si scontrano. E i nostri versetti ci presentano diversi binomi: luce, tenebre, rallegrarsi, ricordarsi, giovinezza, vecchiaia, tempo per godere e tempo del rimpianto. La luce è dolce ed è cosa piacevole agli occhi vedere il sole. Luce, chiarezza, illuminazione, nascita, vita. Questo primo versetto ci mette in risalto due soggetti, la luce ed il sole, che noi spontaneamente mettiamo in relazione, poiché nella nostra cultura sono strettamente legati. Uno genera l'altro. Nella visione ebraica non è esattamente così. La luce è indipendente. Non è generata né dal sole né tantomeno dalla luna. Non è dipendente da alcun principio di illuminazione. All'interno della Bibbia, infatti, luce è sinonimo di vita, di nascita, di Dio. Dio è luce. Ricordiamo nella Genesi il racconto della creazione. Sia luce e luce fu. L'autore vuole introdurci in un rapporto con Dio, riportandoci indietro nel tempo, riportandoci appunto al principio di ogni cosa. Questo rapporto non viene introdotto in modo brusco ed esplicito, ma anzi lo definisce dolce. Questa luce
Dio e dolce. Parola strana da associare alla luce. Questo aggettivo si riferisce alla sfera sensoriale del gusto, come sappiamo. Perciò, perché utilizzarla? E se fosse proprio perché con luce l'autore si riferisce, non si riferisce alla luce che immaginiamo noi, ma alla luce della vita, con la V maiuscola, quella che dobbiamo cercare e assaporare? Questa luce è dolce, non è bella da vedere. La devi gustare, perché è dolce, buona. Non la puoi vedere, non la puoi seguire con gli occhi, la devi sentire e solo così capirai che sapore ha. Devi farne esperienza. Vedere il sole è una cosa piacevole agli occhi. Il sole dunque rappresenta ciò che i nostri occhi possono vedere, ciò che esiste, ciò che è creato. Qualcosa che è piacevole, gradevole ai nostri occhi. E perché no? Anche la rinascita, il giorno, la speranza. E come godere appieno di questa luce? Trovandola fin da subito, fin dal principio. Ed è questo il grande traguardo. Approfondire noi stessi, senza soffermarci sulle cose evidenti ai nostri occhi. Il tempo sfugge, il tempo è vanità. Crediamo di possederlo, di esserne i padroni indiscussi e di poterlo controllare a nostro piacimento, ma la verità è che esso appartiene soltanto a Dio, il Creatore. Dio che ci ha dato la vita e che insieme ad essa ci ha dato parte di questo tempo. E allora la domanda che sorge un po' spontanea è: come possiamo fare buon uso di un regalo così immenso? A questa domanda l'Ecclesiaste risponde rivolgendosi in particolare ai giovani, esortandoli a vivere ogni momento della vita con gioia, scacciando la tristezza e la sofferenza dai loro cuori. Che non significa vivere con esagerazione, con superficialità, ma anzi godersi ogni attimo con pienezza, come se fosse l'ultimo. Se tutto passa, se tutto è vano, perché lasciarsi sopraffare dalla sofferenza? Perché far sì che i momenti bui della vita ci offuschino la visuale e non ci permettano più di vedere ciò che di bello ci offre la vita? Dalla tristezza non si ricava nulla, ma dalla gioia sì. Coltivare la felicità e alimentare i momenti belli della vita ci permette anche di crescere, di invecchiare in modo sereno e di far tesoro di ogni momento che la vita ci offre, ricordando sempre che tutto questo ci viene da Dio in dono. La fugacità del tempo che passa e che accompagna gli anni della giovinezza ci fa riflettere su quanto sia importante farne buon uso, proprio perché una volta passati non torneranno più e non ci rimarrà che ricordo. E allora l'invito straordinario che ci viene fatto è proprio quello di vivere a pieno ogni attimo che Dio ci regala. Se mi devo rallegrare perché gli anni difficili saranno molti, beh, la domanda a cui siamo portati è: che cosa deve fare un giovane per godersi la vita? L'autore ad un certo punto passa al tu, alla seconda persona singolare, quindi un invito chiaro, un invito diretto. E dà due risposte a questa nostra domanda, una affermativa e una negativa. Quella affermativa va dove ti porta il cuore, va dove vedono i tuoi occhi. Ma se ci pensiamo bene, se andiamo a sfogliare tra le pagine bibliche, cerchiamo ad esempio nel libro dei numeri, al versetto 15, capitolo 15, versetto 39, leggiamo: non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi, che vi trascinano all'infedeltà. Ecco che allora questo invito si tratta veramente di un invito incredibile ed esplicito. Seguire il cuore, cioè la sede della memoria nella cultura ebraica, la sede della volontà, della personalità, della ragione, e seguire gli occhi con le loro visioni, con i loro sogni. Ma c'è anche una risposta negativa: bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza. Non possiamo certo controllare
Il fatto che ci succedano nella vita delle cose piacevoli o delle cose spiacevoli, non si tratta di questo. Ma qui i giovani ricevono, e noi insieme a loro, un invito straordinario: evitare ciò che si oppone alla gioia, rifiutarlo, bandire quello che è contrario alla gioia e alla felicità. Perché fare esperienza della gioia è fondamentale in quell'età. E quindi nessuna giustificazione per il soffocamento delle pulsioni, degli ideali, della ricerca di sé. Esiste un diritto a perseguire con ogni mezzo la piena salute e la piena felicità fisica e psichica. Proprio per il fatto che quegli anni sono brevi e sono fugaci, è fondamentale viverli appieno e goderne in ogni aspetto. E nel mezzo di queste due risposte troviamo quella frase che ci stona, stona parecchio: Dio ti chiamerà in giudizio. Quasi sicuramente un'aggiunta, stata messa in un secondo tempo, perché il testo era troppo ardito, perché era difficile da accettare. Ma questo non significa che allora sia una frase inutile. Forse, anzi, potrebbe essere stata aggiunta non tanto per correggere il tiro, per correggere il pensiero dell'Ecclesiaste, ma quasi per confermarlo, cioè per fare in modo che i lettori prendessero sul serio quelle sue parole. Non pensare che l'Ecclesiaste inviti semplicemente al libertinaggio, a lasciarsi guidare dai vizi. No. Il suo discorso non è alternativo a Dio, ma parla della tua vita terrena e la valorizza, di quella vita di cui Dio è creatore e custode. Nel passo del libro dell'Ecclesiaste che abbiamo letto si parla di Dio due volte. Per cercare di comprendere cosa intenda l'autore con queste affermazioni che riguardano Dio, è utile considerare ciò che viene detto nel resto del libro. Nell'Ecclesiaste, a differenza di molti altri testi biblici, non si parla di una giustizia divina retributiva, in cui Dio materialmente premia il giusto e punisce i malvagi. L'autore, a differenza di Giobbe, nemmeno chiede spiegazioni riguardo l'ingiustizia del mondo, ma ne constata la totale vanità. Nonostante ciò, l'Ecclesiaste non nega Dio, né lo ritiene lontano o disinteressato dal mondo, perché dice che tutte le situazioni, umane, tutti gli avvenimenti provengono da lui. Quindi è particolarmente strana l'affermazione nel versetto 1 del passo che abbiamo letto, in cui si dice che Dio chiama a giudizio l'essere umano. Questa frase, secondo alcuni critici, potrebbe essere un'aggiunta al discorso generale per dargli il giusto taglio e chiarire le parole dell'Ecclesiaste, che in realtà già nel loro intento originario non sono un invito ad una vita ingiusta e sregolata. Invece, per quanto riguarda il versetto 3, l'invito a ricordarsi del Creatore fin dai giorni della giovinezza, se interpretato in linea con il resto del libro, suggerisce la possibilità di una relazione con Dio, che può rientrare a pieno titolo nelle gioie che fanno parte del periodo giovanile. E non bisogna vedere questa cosa come in contrapposizione con la vita, del giovane. Qua vi è quindi il superamento dello stereotipo secondo cui ci sarebbero due gruppi, da una parte gli empi che si divertono, dall'altra i credenti incapaci di gioire. Però perché questo invito è rivolto in particolare ai giovani? In fondo noi siamo abituati a pensare che l'intero tempo della vita è favorevole per cercare Dio, per convertirsi. Cosa vuole dirci l'autore? Che è impossibile trovare Dio dopo la giovinezza? Probabilmente no. Qui semplicemente si può notare la sincera fede dell'autore, che
che non è dettata da superstizione o convenienza e che non vuole che Dio sia preso in considerazione solo come aiuto nei momenti bui della vita. Tutto ciò che avverrà è vanità. Nella nostra luce è inevitabile incontrare la vanità, se come vanità intendiamo il futuro di qualsiasi essere vivente. Futuro è una parola che mi suscita curiosità, ma anche un filo di paura, paura dell'incognito. Qui vorrei collegarmi alla canzone di Fabrizio De André che si intitola Canto del Servo Pastore, che possiamo trovare nell'album L'Indiano del 1981. Vorrei collegarmi alla strofa in cui dice: dove fiorisce il rosmarino c'è una fontana scura, dove cammina il mio destino c'è un filo di paura. Qual è la direzione? Nessuno me lo imparò. Qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. Chi è che non ha un filo di paura pensando all'incognito? Della direzione che prenderemo e che non ne siamo ancora a conoscenza. Fabrizio De André scrive: qual è il mio vero nome? Ancora non lo so. A malapena mi conosco, ho tante e troppe domande su di me, sul mondo. Come posso immaginare dove arriverà la mia vita? Dove mi porterà la vita? E nel pezzo del capitolo 12, nel versetto 3, in cui dice: ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni dei quali dirai: io non c'ho più alcun piacere. Leggo queste righe come consiglio rassicurante. Ascolta il tuo creatore. Lo leggo come un osare. Nei tuoi anni della giovinezza, osa, sii spensierato. Goditi appieno ogni istante, perché non c'è tempo per essere tristi. E la cosa più importante, non dimentichiamo di usare il cuore, di ascoltarlo. Godiamoci questo presente senza paura e senza affanno, perché Dio è con noi in ogni nostra scelta. Mi fa riflettere sul fatto che qui, in queste righe, Dio non distingue le azioni o le decisioni come buone o cattive, come bene o male. Dio ti chiamerà in giudizio, dice. Possiamo dunque oggi considerare la parola giudizio come un Dio ti sarà accanto, considerarlo come un qualcosa non di pauroso o di negativo, ma come la sua giustizia sarà al nostro fianco. Infine, nel versetto in cui dice: bandisci dal tuo cuore la tristezza e allontana dalla tua carne la sofferenza, mi ritrovo un altro collegamento, sempre della stessa canzone, in questo passo biblico. È possibile che De André si fosse ispirato a questi versetti? Nella strofa in cui dice: quando la luna perde la lana e il passero alla strada, quando ogni angelo è alla catena e ogni cane abbaia, prendi la tua tristezza in mano e soffiala nel fiume, vesti di foglie il tuo dolore e coprilo di piume. Quando vivremo i nostri ultimi anni della vita, della luce che ci è stata donata, quando non avremo più piaceri e tutto ci sembrerà perduto, è proprio Dio che ci suggerisce di eliminare il nostro dolore, anzi, di rallegrarci, perché non siamo soli. Nel primo secolo ci fu una grande discussione sull'opportunità di inserire o meno l'Ecclesiaste nel canone biblico. Alla fine, per fortuna, lo ritroviamo tra i libri biblici. Forse grazie al fatto che l'anonimo autore ha voluto mettersi sotto l'autorità di Salomone, attribuendo il libro a lui,
Forse grazie ad alcuni versetti degli ultimi capitoli, che stemperano il carattere ribelle di quel libro. In ogni caso, ne siamo grati e ringraziamo lo Spirito di Dio che ha permesso a questo testo di arrivare fino a noi in modo che potessimo assaporarne le pagine. Quando la luna perde la lana e il passero la strada, quando ogni angelo è alla catena ed ogni cane abbaia, prendi la tua tristezza in mano e soffiala nel fiume. Vesti di foglie il tuo